Ok ragazzi, eccoci finalmente qua. Sì, Resident Evil Village, ragazzi. Lo sto portando solo per voi, eh. Qua io ho il passettino un po' più lungo della gamba, diciamo, l'ho fatto, l'ho preso a prezzo pieno appena uscito. Allora raga, vi dico, questa è una blind run. Io non mi sono spoilerato niente, vabbè, a parte le due demo che sono uscite nelle settimane precedenti, ma quelle ce le siamo viste tutte. Per il resto, zero. Lo vivrò per la prima volta insieme a voi, quindi mi raccomando, se qualcuno di voi ha già visto, è già più avanti che l'ha già visto in live o sempre su YouTube da altri YouTuber. Non spoilerate, mi raccomando, ok? Ecco, perché non per cattiveria, il primo che spoilera io lo blocco. Non è per cattiveria, ma ciò che è giusto è giusto. Detto questo, iniziamo. Il villaggio delle ombre. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Hansel e Gretel. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio, Hansel i e Gretel. cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò E secca. te cre... Ecco, salve. Apparve allora il gran pipistro. La salutò Ma che con calore, nome è? mordendosi un'ala. Vieni, bambina, placa la tua sete, le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con E gioia. diventò un vampiro. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei Oddio. vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. Wow. Vieni, bambina, E sai riscaldati, quanto può riscaldarti la disse. nebbia? La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. Vieni, bambina, riempiti lo stomaco. Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Tutte gentili, ste creature. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un Ecco. altro dono. E invece... Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Ma come? Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. C'era il All'improvviso barbatrucco. apparve una strega, tenebrosa e Ecco, reale. già immagino chi è questa strega. A giudicare dall'altezza, dalla statura. Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto Oh, di è più, mia! ringhiò. Di più, ora ci è dovuto. Ma che belle favole da leggere a un Vivi bebè, eh! imprigionata in uno specchio. Mia, capisco che hai avuto un passato traumatizzante, ma perché devi traumatizzare anche tua figlia? In questa versione ti Una hanno storia così migliorato. inquietante ha soltanto 6 mesi. Bravo, bravo Ethan, In libreria bravo. hanno detto che è tradizionale. Mizzeca! Una favola del posto. È un posto di gente con problemi Comunque, seri. Rosa non mi sembra turbata. Te credo. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sì, ma stai calma. Sei solo paranoico, Ethan. Non è. Ah! Lascia Ma stare, come? scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. La scusa, devo metterla a letto sempre io. Oh, mia, ti hanno migliorata in questa Prepara la versione, cena. eh. Il Resident Evil 7 era un po' bruttina, devo dirtelo. Qua sei leggermente meglio, dai. Tua madre non vuole ricordare, e non la biasimo. In compenso vuole traumatizzare la figlia, però vuole passare i traumi a lei. Hai detto qualcosa? No, Niente, no, vieni qua a niente. Ma letto. mi ha sentito. Scusate. So che dovrei stare serio. Sembra che mi abbia sentito. Come l'ho detto, hai detto qualcosa. Scusate, scusate. Serio, serio. Allora, raga, cercherò di fare pochissimi tagli, meno tagli possibile. Quando farà Salve. più caldo andremo a passeggio. Ok. Tanto, raga, adesso questo è il primo episodio. Devo prendere dimestichezza con i comandi. Devo andare in giro, interagire, controllare, fare.
Quindi prendiamocela con comodo, anche se viene. Si è aperta da sola la porta, ma vabbè, dettagli. Se viene un video un po' più lungo del solito, amen. Non avvicinarti troppo mentre cucino. Scusa donna, la cucina è il tuo reame, capisco, me ne vado. Beh, donna, sente, forse era meglio se ti lasciava di dovere, Ethan. Ma vabbè. Vabbè, presumo che la camera della piccolina sia di sopra, quindi della piccola Rose. Cosa c'è? Sì, stai buona, eh. Lo Sono so, è una Ethan. mamma Non tocca a psicopatica, non è me. colpa tua, Quella tranquilla, fregola fa tranquilla. troppa paura. Cioè, ragazzi, io e Ethan abbiamo la stessa linea di pensiero proprio. Rose, dov'è la tua camera, ciccia? Papino non si ricorda. Capisci che i traumi gli hanno danneggiato seriamente la memoria. È qui? Buongiorno. No, questa non è decisamente la culla. È questa, vero? È ver Cara, la culla della bambina è piena d'acqua. È uno sciacquone, vero? È roba normale. Non mi sente, vabbè. Vediamo qua. Le medicine di Mia, ecco, vabbè, immagino, fammi leggere. È sotto stretto controllo dai tempi dell'incidente. Però non mi sembra che facciano tanto effetto, visto già le storie che legge la figlia, scusate. Ci siamo quasi. Ah, ok. Grazie, Ethan, che me l'hai detto, è casa tua, non casa mia, io non lo so dove devo andare. Alla faccia della cameretta. Alla faccia. Eccoci qua. Posso adagiare il pupo qua, Ecco, ok. tesoro mio. Non 100 preoccuparti. euro che adesso si sveglia. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. E da tua madre. Allora, sbirciamo un po' in giro. Controlla il computer, non è che ci sono altre mail strane. Io e Mia abbiamo litigato di nuovo. Per caso ho fatto un riferimento a quello che è successo 3 anni fa. E lei mi ha urlato contro. E vabbè, allora sei schizzata, zia. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa. Possiamo iniziare una nuova vita e crescere Rose serenamente. Ma mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. Vabbè, cioè, roba del genere ti segnano la vita, eh. So che mi odia parlarne, ma non possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo nulla? Più facile a dirsi che a farsi, ma vabbè. Non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite con Rose senza brutti ricordi che ci tormentano la mente? Lei si merita almeno quello. Sì, in effetti. Vabbè, lui pensa al bene di sua figlia, naturalmente. La madre, cioè, lasciamo stare, vabbè, dai. So che anche Mia ne è consapevole. Se davvero non gliene importasse nulla, non si sarebbe infuriata così in ospedale. Ok. Qua? Cosa abbiamo? Ah, tutti i dati, penso, cioè, i dati, come si dice, raga, il certificato di nascita, penso che sia della bambina. Tutti i dati di Rosemary. Oh mio Dio, note aggiuntive, la BSAA fornirà i risultati di esami aggiuntivi riguardo la presenza di patogeni fungini? Potrebbe essere infetta la bambina o potrebbe essere Rose portatrice sta bene? sana? Raga, mi stanno già venendo i dubbi perché effettivamente dallo scorso Resident Evil Mia era infetta, poi sì che l'abbiamo curata con il siero, però potrebbe aver tenuto, diciamo, nel suo corpo dei residui del patogeno? E magari la bambina li ha ereditati di nascita, però avendoli appunto ereditati dalla nascita, magari è portatrice sana, magari il virus si è tipo evoluto e adattato al suo DNA. Ah, beh, le foto del matrimonio e prima che diventasse una psicopatica fuori di melone. Ah, aspetta, no, Ethan, potevamo girare pagina, scusa, so che sono affari tuoi, ma sono curioso. Ah, ok, poi anche la gravidanza e tutto. Ah, le foto della bimba, ok. Oh, portatona. Oh, bella lei. Vorrei che il tempo si fermasse. Sì. Questi momenti qua sono i più belli della vita, quelli che vorresti durassero per sempre, è vero, è vero. È vero, è vero. Il pupazzo preferito di Rose? Ah, ok. Forse dovevo interagire quando ce l'avevo in braccio, forse, non lo so. Vabbè. Allora, Calle si pare sulla fuga di gas a Dulvey. Il 18 di questo mese sono terminate le indagini sulla fuga di gas tossico a Dulvey, in Louisiana. Ah, ho capito, è avvenuta nel 2017. Le morti sono state attribuite a una fuga di gas naturale presente nelle rocce sedimentarie sotterranee in quell'area. Jack Baker, di 57 anni. Jack Baker, raga, era il vecchio psicopatico dello scorso episodio di Resident Evil 7, della scorsa edizione, diciamo. 57 anni, li portavi un po' maluccio, zio, scusa se te lo dico.
e la sua famiglia sono rimasti coinvolti nell'incidente, nella quale tutti e quattro hanno perso la vita. Sì, ovviamente hanno insabbiato tutto perché, Se ne cioè, sono dimenticati tutti. appunto. L'hanno fatto passare per ombrotto angelente. Ok, donna, hai finito di cucinare? Posso osare avvicinarmi? Ma posso chiudere le porte? Ah, ok, sì. Sembrerebbe di sì. Salve. Ah, ok, la lista della spesa, va bene. Tutto normale. Qui è la dispensa con il magazzino. Mia prepara tutto in casa e la roba si accumula. Ah. Vabbè. Avete una casa spaziosa, non ti puoi lamentare, dai. Ah, ok, è partita la cutscene. Tutto a posto? Sì. Sì, dorme come un bambino. Ah, battutona. Mamma, che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. Vabbè, ma che È zolfa aggressiva. de legume, una ricetta locale. Zuppa di Wow, legumi? ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Ah, aia, ti ho detto che non te la dà, Devi occhio. smetterla di preoccuparti. Togli i musi, Ethan. Ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in Ah, è fretta. vero che ci ha salvato Chris Almeno nello ora scorso sono episodio. sicuro. Nello scorso episodio. Perché dico Oh, episodio? Nello io scorso titolo, insomma. forse. Vedrai che adesso andrà tutto. Davvero? Ti Non sembra facile gufartela, non dimenticare quello gufartela. che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così. Oddio, cosa? Ah, lei fotte sega proprio, Mia! eh. Sta giù! Cioè, ve la siete gufata. No! Che cazzo? È la Madonna! Ma che cosa? Raga, cosa sta succedendo, Madonna? Ethan, ma avete una sfiga voi, cioè. Raga, ma è morta. Ma è morta così. No, Mia, oddio! raga, è morta mia così. Wesker, questo è Wesker, riconosco la pistola, è lui. È Albert Wesker. Chris, ma che cazzo? Mi Mi prendi spiace. per il cucco? No! No! Cosa? Cosa? Chi è? No! No! Raga, ma Chris è quello che ci ha salvati in Resident Evil 7. Lui è sempre stato buono. Sempre stato buono. Sì, da sempre, dai primi titoli di Resident Evil. Cosa sta succedendo? No! Chris, cosa hai fatto? Cosa ti hanno promesso? Forza, Quanto ti hanno cammina! dato? Quanto ti hanno dato? Chi è sto qua? Pure i ninja ci sono. Via libera. Rose, che cazzo vuoi No, fare anche con la sto figlio? bambina hanno preso. Segna tutto. No, raga, ve l'ho detto. Portatelo via. Togliele le mani di dosso! Ethan, no. Ma come no? Raga, ve l'ho detto, per me la bambina è tipo portatrice sana del patogeno. E allora adesso la vogliono Vuoi portare via dire? per fargli gli esperimenti e test e queste cose. No, ma Chris che ha fatto una cosa del genere, non me lo aspettavo, raga. Non è che mia, raga, alla fine era infetta. E allora l'hanno dovuta eliminare. Raga, voi non potete vedermi. Io sto tremando dall'emozione, da come sono sbigottito. No, Dottoressa, vabbè. salve, Ah, un sono Chris. flashback. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta, sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non Mia, capisci? di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parla! Vedete, raga. C'è Merda. qualcosa sotto. Devo rispondere. Mio Dio, raga. Cioè, è solo l'inizio questo. Abbiamo appena iniziato. Questa è la intro, eh. Ok, ci siamo risvegliati. Ma ci hanno buttato tipo nella spazzatura. Cos'è successo? Oh mio Dio, sono successe cose qua. Signore, scusi, le squilla il telefono. Non si preoccupi, rispondo io. Sarà sua moglie.
Dov'è Chris Redfield? E Rose? Questo è un canale riservato. Non ho ancora capito. Madonna, antisgamo te, zio, proprio, cioè. Vabbè. Cazzo. Raga, è successo qualcosa qua? Cioè. Allora aspettate, cerchiamo di capire dove siamo innanzitutto. Ah, ok, abbiamo già la torcia. Lui va in giro con la torcia in tasca di norma, ok? Mi posso muovere, gioco? Ah, ok, mi si era spento il joypad, scusate. Cos'è successo qua? Obiettivi della missione, eliminare il bersaglio e recuperare il corpo. Portare via Rosemary e Ethan. Stavano portando via anche noi, quindi. Trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Ecco, vedete, raga? Pian pianino vengono a galla le risposte, diciamo. Necessari almeno due agenti di scorta. Ma eliminare il bersaglio, che è mia, e recuperare il corpo, quindi hanno portato via il cadavere allora anche. Raga, per me mia era infetta. Non funziona più, ok? Questo è morto male. Dove siamo? In un bosco, una foresta. Si è capovolto il camion su cui ci stavano trasportando, il furgone. No, scusa, zio, porco cane, togliti dei maroni, ho capito che sei morto, ma... No, vabbè, guardate, raga, l'ambientazione, guarda le ombre. Oddio, no, raga, a me... Io ho una vita che non gioco a un videogame che è così coinvolgente. Allora, piccola parentesi. Se la mia esperienza da videogiocatore aiuta, e il più delle volte così... Vista l'ambientazione buia, sinistra. Qua c'è un jumpscare, io lo so. Aspettate che tiro fuori il cuore di riserva, eh. Salve, buonasera. C'era un'ombra strana sulla strada, ma non importa. Penso siano le ombre degli alberi, ok. Ok, di qua è passato qualcuno però, perché ci sono i passi. No! Sento rumori brutti, non ho neanche un'arma adesso. Seguiamo queste impronte, raga, vediamo dove portano. Però stanno ok. Ok, occhio al filo spinato, Ethan, che quella mano... Neanche a dirlo. Te con quella mano non hai fortuna, Ethan. Allora, Resident Evil 7 lasciamo perdere. Non serve che io dica nulla. Te l'hanno martoriata dall'inizio alla fine del gioco. Porca va... E vabbè, chi è passato di qua? Madonna. Raga, posso spegnere? Posso concludere con... No, sì, vabbè. Cioè, all'inizio del gioco c'erano storie... Sì, storie di streghe, appunto, cos'è? Allora, se uno di voi si anima... Io strillo come una donnetta, giuro, eh. Piano. Piano. Ok. Ok. E quanti ce ne sono? Piano. Porca! Io lo sapevo. Crepa pesolino, me ne frega niente, fottiti, vaffancuore. Aspettate un secondo, io lo sapevo. Ok, non vedo più una mazza, raga, c'è pure la nebbia adesso. Ci mancava. Piano, Ethan. Senti le belve, senti. Ma posso correre in qualche modo? C'è un tasto per correre. Porca vacca. Ok, rifiuti come non ci fosse un domani. Salve. C'è roba qua? No, niente, vabbè, non fermiamoci, raga. Mi sto cacando sotto, buongiorno. Che devo fare? Devo entrare qua? Ah, ok, c'è una porta, madonna, mi complico la vita io. Ok, salve, vengo in pace, scusate, la porta era aperta. Posso chiudere? Si può chiudere sta boia di porta? Chiudila, chiuditela alle spalle. E dai, chiudi sta cavolo di porta, chiudila. Non si può chiudere, raga. Qua hanno trascinato qualcuno, comunque. C'è del sangue, salve, buongiorno, piano, Ethan. Una corda e una spazzola, wow. Un'arma? E chiedere troppo?
E cos'è, fasmofobia? Fai la foto all'acqua sporca? Se c'è qualcuno nell'armadio, strillo. Ok, dimmi che troviamo una cavolo di arma, anche un coltellino del cavolo, un taglierino, qualcosa, una lima per unghie. Io lo so che c'è qualcuno qua dentro, è palese. Ok, vai, 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 vai. No, ok, salve. Vabbè, lo scantinato, no. Anche nel 7 c'era lo scantinato e non finiva bene. Uffa. Salve. Salve, sono il Sorisandro, come mi chiama certa gente. Sono venuto a portarle l'aglio fresco. So che ne usate molto qua. Buongiorno. Scusate. Raga, sto andando avanti piano piano. Ho paura. Porca di quella. Ok, ragazzi, il video finisce qui. No, vabbè, dai. Andiamo avanti. Cos'è sta roba? Cos'è? Fanno riti strani qua. Continuo a sentire tic-tic alle mie spalle ogni volta che mi fermo. Cago sotto. No. No, io non lo aprirò mai, no. Raga, hanno chiuso qualcuno qua dentro. C'è un cadavere nel migliore dei casi, no. Dai. Apri. Voi non mi vedete, sto guardando dall'altra parte. Tua madre bagarozza, veramente sorcio del Menga, figlio di una pantegana! Basta, io me ne vado. È stata un'idea del Menga venire qua. Porca vacca, c'è roba qua, cos'è? Cosa vuoi dalla mia vita? Fammelo girare, porco cane. Cos'è? The Conjuring? Anzi, The Nun? Va bene. Venerano entità tutt'altro che benevole, sembrerebbe qua, eh. Raga, l'ho visto nella penombra. Non so se voi dal video l'avete visto. YouTube scurisce i video, si sa. È passato davanti qualcuno. Porca puttana. Ma dove è andato? Poi l'ho visto correre verso di qua. C'è il muro qua. Porca vacca. Che figata però, raga. È difficile che a me un horror mi coinvolge così, eh. Già che ti sei tagliato, ma raga, la risoluzione del sangue è iperrealistica, è fatta benissimo, anche sulla mano. Sì, dai, che arriva il Cos'è jumpscare, ecco. successo? Niente, c'era il gas acceso, il padrone di casa ha mangiato fagioli e la reazione chimica, si sa, Ethan. Qualcosa mi dice che era messo a 90 gradi qua così, tipo, quando l'ha mollata e questo è il risultato. Ah, ok, almeno adesso si è fatto chiaro, prima era notte fonda. Almeno adesso è meno pauroso, vedo qualcosa adesso. Ok, tutto tranquillo per ora. Vabbè, Ma dove benvenuti in diavolo andiamo? Transilvania. Cioè, chiaramente il castello di Dracula, quella, anche se non incontreremo Dracula, incontreremo qualcun altro. Da dove devo passare? Ah, di qua. Ok, andiamo. Mi sto cacando sotto però, raga, vi giuro. La prima parte è stata estrema, tanto estrema. Ok, salve, qua chiaramente c'è, o almeno c'era, un minimo di civiltà, buongiorno. No, penso che ci sia ancora qualcuno da ste parti, sembra abitata la zona. Eh sì, vampiri come non ci fosse un domani qua, lo sappiamo. Ma non c'è nessuno. No. Hello? Cioè, è possibile che in qualunque casa entro sento rumori brutti sui soffitti? Io, vabbè. Qua qualcuno aveva le sue cose, si è dimenticato di mettere il Tampax prima di andare a dormire, ok? Qua non so se c'è un cadavere avvolto, non lo voglio sapere. A giudicare da come è ridotta la casa, mi sa che qua è entrato qualcuno barra qualcosa e ha fatto un bel banchetto. Ipotesi corretta, bene, perfetto. Qua si sono fatti una bella frittata, va bene. Porca vacca.
Ma c'è un'arma da qualche parte, un boia di coltello, qualcosa? Ok, ecco, Ethan. Armi, prendile. Ci sono delle siringhe, perfetto, sono capitato in un covo di tossici, bene. Ok, ammazza. E che è successo qua? Porca... Mannaia, raga. Oh, aspetta! Ma non è il pupazzo... Ah, sono passati di qua, allora. Sono passati di qua. Pupazzo di Rose. Trovato niente, no, Sì, Ethan, in quel cavolo di fienile c'era qualsiasi cosa che avresti potuto usare come un'arma, Cioè, cacchio, ragazzo mio, pure te. Ok, raga, qua sto andando in giù verso la direzione in cui abbiamo visto quella, qualunque cosa fosse, trascinare il cadavere. Di là ci siamo già stati, andiamo di qua verso il trattore. Ecco. Che bel arredamento locale, mi piace un sacco. Che cosa hanno fatto? Non lo voglio sapere, Ethan. Non farti queste domande. La vera domanda è, c'è un'arma da qualche parte? Perché qualcosa mi dice che presto ne avremo tanto bisogno. Spero di non essermela lasciata indietro. Salve, qua è chiusa naturalmente, non avevo dubbi. Ok, è più buia la casa, mannaggia. Ok, coltello! State fermi, coltello, ok, con RT attacchi? Vediamo. Ok, e come mi paro? Prepararmi? Ah, ok, con l'altro RT. Ok, perfetto, soluzione medica. Così apro l'inventario, ok, perfetto. Buono, ottimo. Stiamo all'occhio. Salve. Scappati via all'improvviso. Ah vabbè, almeno qua non cucinano schifezze e robe strane come in Resident Evil 7, Ok, salve. No, la tenda no, gioco, la tenda no, posso andare a casa. L'armadio si può aprire? No. Dai, avanti. Pigliamoci quest'altro infarto. Porca... Calmo. Che sei? Ti venisse un colpo, ma di quelli pesanti. No. Che succede? Shh, è sparato fino adesso. Cacchio. Ciccio, dammi una pistola, dimmi che è un altro fucile qua dentro. Oh no. Arrivano. Dammi un'arma. Che cos'era quello? Hai un'arma? No, ho un coltello. Non ce l'ho. Dammene una. Perché dovrei, Ethan? Ti droghi. Bravo. Così, sì. Ethan, prendi sta cacchio di pistola. Si mette a esitare adesso lui. Porca vacca, raga, che brutti rumori. Cos'hai visto? Vuoi ascoltarmi? Addio, nonno. Aio, nonno, mi ha portato via il nonno, aio. No, ok, scusate, la smetto. vabbè, allora, un vizio. Sì, ma pure da sottoterra. E cosa sono, uomini talpa? E Fallout? Salve, scusi, perdoni l'intrusione. Un cadavere. Ma va? Che perspicace, Ethan. Sono altri. Perspicace due. La vendetta. Ok, stiamo calmi, ok, così miro. Perché devo interagire con un cadavere? Io lo so che finisce male. Guarda, guarda, adesso è ancora vivo, guarda. Salve. Mi sto cagando addosso, raga, vi giuro. Che cos'è successo? Sono inciampati, chiaramente. Porca... zio, però. Pure te. I cadaveri non si muovono, stai fermo. E quindi? Porca di quella puttana. No, non ce la posso fare, raga, dai. Ethan, poi te con quella mano, veramente. Sempre quella, la mano sinistra, Cioè, è una sfiga con quella mano. Ecco, appunto.
Mitzek. Tranquillo, tranquillo. Le riattacchiamo con la pinzatrice, tranquillo. Ho capito, ma alzati, Ethan. Alzati, devi alzare, zio. Porco Giuda. Non ti avvicinare, stai lontano da me e dal mio colon. Vabbè. Accuccia, lupetto. Accuccia, specie di coso. Vabbè. Raga, non è semplice, vi giuro. Non è semplice. Ci puoi morire. C'è qualcosa dietro che mi blocca. Cos'è la porta? Perché in qualsiasi gioco c'ho sempre qualcosa dietro che mi blocca il cammino? Ma guardalo! Un bastardo! Vabbè, hai rotto però. Mollami. Com'è che corre sto deficiente? C'è un modo per correre? Porco Giuda, ma ci vuoi crepare una buona volta? Ma che cazzo? Porco cane. Affancuore. Già tutti i proiettili mi sono andati via. Allora, scelta rapida, innanzitutto. Ah, ok, dimmele ste cose, gioco. Ok, tronchesi, ottimo, 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 ottimo. E porco Giuda. Ok, risorse. Qua è per craftare, ok. Tronchesi, vabbè, ok, tesori, va bene. Ok, ok, chiaro, chiaro. Ok, ho fluido chimico, ok. Allora, tecnicamente dovrei poter craftare cose. Col fluido chimico servono le piante verdi, naturalmente. Dimmi che ce n'è una qua, ci dovrebbe essere, sì. Conosco la meccanica dei videogiochi oramai. Scusate, ho sbagliato tasto. Allora, oh, crafta, eccola qua. Però per adesso non la uso. Siamo messi abbastanza bene. Ok, oh, ecco, le tronchesi servono qua, ok, vai. Ecco qua, raga, perdonate se sentite il cane di sottofondo, come al solito. Il cane del vicino. Però sto cercando di non fare tagli, quindi se lo sentirete spero che non dia troppo fastidio. Ok, andiamo di qua. No, io là non ci voglio entrare, gioco. Te sei scemo, no. Cos'è sto rumore, sto suono? Qua qualcuno si è perso lo stivale. Vabbè, dai, lo so che devo entrare, mi tocca. Va bene, calma con i rumori, piano, piano, tranquilli. Salve. Ah, è una boia di radio. Ok, state zitta. Ok. Proiettili. No, buono. Ricarica. Di sopra che si sta sbranando il Vrustel. Puoi sbarrare usando gli scaffali, ma gioco, dimmele subito ste cose. Devi dirmele subito. Oh, grazie, buongiorno. Cocane. È di sopra, lo so che è di sopra, lo sento che è di sopra. Guarda, eccolo. Piano, Ethan, piano. Ok. Aspetta. Prendi le pallotte. Tua cugina. Madonna. Cos'è sta roba? Altro fluido, ok. Porca vacca. Salve, poveraccio. Calma, piano. Sono entrati, raga. Cosa devo fare? Dove devo andare? Aiuto. Suggerisco ai ragazzi di abbandonare la zona. Via, via, via. Dai, piace. Uno è entrato. Vabbè, ma se non spari, zio. Non ti avvicinare, vai via. Ah, cuccia. Muorici.
raga, da dove esco? Dove devo andare? Cosa devo fare? Aiuto. Fammi curare, va, che qualcosa mi dice che ne avrò bisogno. Ah, l'ho buttato giù con una coltellata, veramente. Ah no, era sempre lo stesso, era ancora vivo. Schifoso. Come esco di qua? Finiti? Eh sì, gli altri se ne sono andati, Ethan. Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti. Ok. Ethan, come usciamo di qua però, zio? Mio amico, dobbiamo aprire qua? Ah sì, ok, ok, posso riaprire qua, penso. Ok. Orkukan, ragazzi. E dai, Ethan, è sfondata sta porta. Come fa a essere così pesante? Quanto siete belli. Ma quanto. Calma. Calma. State buoni. Ok, raccogli sta roba per piacere. Piano. Lo sapevo, lo sapevo. Porco Giuda. Ma porca vacca del fucilozzo. Ma adesso chi mi ferma? Cazzo. Però aspetta, cambia, cambia, che abbiamo solo un proiettile, cambia. Ah, ok, così corro, ok. Giù, 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 giù. Vai di sotto, vai di sotto. Ok, rottami arrugginiti, non so cosa serviranno, probabilmente roba per il crafting. Vai, vai, che cos'è? Cos'era? Sacchi di farina sono pieni di farina, estica. No, 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 signore, non compro niente, grazie. Lei è molto gentile, davvero, molto convincente anche, ma non compro nulla. E vabbè. No, 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 Ciccio, devi correre, non accovacciarti. Che è? No, no, la porca. Ma togliti con sto brutto muso. Via, 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 via. Non finiscono mai. Ah, sorretta, stavolta mi son parato. E che cavolo. Ok, di qua, di qua. Dove devo andare, raga? Aiuto. No, mi sono chiuso. Ah, pure le armi. Certo, pure le armi usano. E pure le frecce. Ma stai a vedere. Di qua ci sono venuto prima. Porca vacca, allora calma, calma. Analizziamo la situazione. Sono troppi per essere affrontati. Mi pare chiaro quindi che devo scappare qua, non affrontarli, anche perché col fucile avevo una sola pallottola. Ok, polvere da sparo. Ma cosa devo farci con questi? No, ho sbagliato, vabbè. Ma cos'è la farina? Cosa serve a disorientarli? Non capisco. Ce n'è uno proprio qua. Ah sì sì, li stunna, li stunna. Ok, qua dentro, qua dentro, non lo so. Ok, munizioni per il fucile, ottimo. Anche qua c'è roba. Cos'era quello, madò. No, vada via, vada via, vada via. Via, dai, che palle. Vattene, molla. Guarda che sono senza paura io, ma voglio vederti così. Ma cos'è? È morto? Ma chi l'ha ucciso? Oddio. Cosa? No! Ma voi siete scemi? No! No, 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 no. Molla, mollami, mollami. Vai via. Ma qua siete scemi. No, cos'è? Cos'è questo affare? Cioè, come dovrei... Porca... Ciccio, calmati però. Corri, Ethan, corri, santa pazienza. Corri, corri, corri. Amico mio, corri. Fuori dai maroni, lei. Ma ce l'ho dietro. Ok, ho trovato roba, cranio cristallizzato, però... Sto morendo. Non ho niente per curarmi. Questi che stanno in mezzo ai maronzoli. Fuori, via, sciò, toglietevi. Bestie. Ale.
Signore, non per qualcosa, ma lei sta facendo fuori i suoi, eh. Madò, questo qua deve essere tipo la alfa, non lo so. Capobranca, vabbè. Niente, sono morto, raga. Mi sa che ci sono morto malissimo. Sì. Ah, come cavolo dovrei sopravvivere a una roba del genere? Ah no, doveva andare così? Mi sa, raga, che doveva andare così. O è l'animazione di morte più lunga della storia? Ho capito, basta alitarmi in faccia. Che palle. Sì, vabbè, ma cos'è? È uscito da Bloodborne quello, chiaramente. Salve. Chi è? Lei è la brutta copia di Babbo Natale. Vabbè. Madonna, raga. E quanto sei bello. Cos'è successo? Ah, boh, se ne vanno via così. Ha suonato la campana, raga. Ha suonato la campana. Allora, raga, c'è qualcuno che li comanda. Perché hanno suonato la campana e si sono ritirati. Ethan, la femorale così ti dice addio, eh. Just for say, ma vabbè. Sì, la mano... Vabbè, tanto ci sei abituato, no? Ok. Abbiamo due dita in meno, ma almeno siamo vivi, tecnicamente. Oh, salve! La tizia della demo. Aspetta. No, raga, ho visto adesso il barile di roba incendiaria lì. Potevo sfruttarlo invece di far andare via tutti i pallottoloni. Vabbè, dai. Allora, intanto mi crafto un altro fluido qua. Porco Giuda. Sì, vabbè, dai, tanto le troveremo le pallottole per il fucilozzo, dai. Allora, aspettate che ho visto che è rimasta in giro un po' di roba. Fluido chimico. Polvere da sparo. Cioè, raga, a quella specie di lupo mannaro gigante lì non gliene fregava niente dei suoi amici, insomma, avete visto? Cioè, spaccava tutto proprio. Della serie, a me fotte sega, tu ci devi morire. Qui è sempre chiuso, ci vorrà una chiave o qualcosa. Salve, Baba Yaga! Nella vita e nella morte, rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu. Il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Ecco. Di che stai parlando? Di quei mostri? Boh, pensano che la bambina è portatrice di sfiga. La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! Come arrivano? Se ne sono appena andati. Ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Ah, ma cos'è? Li fanno andare e tornare di continuo, allora? E chi suona la campana li comanda. Cioè, sono in combutta coi vampiri. Allora, quello è chiaramente il castello della tizia che tutti conosciamo ormai, la stangona, lei di Dimitrescu. Ah, ok, queste sono, penso siano collezionabili. Sì. Capra, ho sbloccato un trofeo. Il trofeo di Vittorio Sgarbi, yeah. Ok, raga, sentite, come primo episodio direi che può bastare. Dalla prossima volta ci rivedremo qua, penso, spero. Non ho trovato una macchinetta in giro, ma... Quando ho avviato il gioco per la prima volta diceva che salva in automatico. Quindi mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, sostenete questa serie, mi raccomando, che io ci tengo. Io la spesa l'ho fatta anche per voi, per portarvi qualcosa di nuovo ed essere al passo coi tempi per una volta. Mi raccomando, eh. Ok, raga, dai, ci vediamo al prossimo episodio, che di infarti me ne sono presi abbastanza per oggi. Orca zozza. Bye bye.